Le aziende ci stanno chiedendo di supportarle nel capire meglio qual è la normativa e quindi quali sono le opportunità. E rispetto a queste noi ci stiamo muovendo per cercare di rispondere in modo più tempestivo. Sicuramente il nostro approccio è sempre quello più sistemico, quello di cercare di capire come il welfare si inserisce nelle altre leve all'interno dell'azienda per mantenere un equilibrio rispetto a quelle che sono le altre azioni che l'azienda sta implementando. Focus fondamentale. Nel momento in cui c'è la possibilità di ampliare il paniere dei servizi, sarà sicuramente quella di evidenziare quelli che sono i bisogni dei dipendenti e quindi cercare di supportare le aziende soprattutto nell'ascolto e nel capire come rilevare queste necessità. Quindi diciamo che il nostro approccio sarà quello di cercare di capire come inserire meglio il piano all'interno delle aziende e supportarle in tutte le fasi di processo, laddove ci sono delle luci e delle ombre, cercando appunto di cogliere e di rispondere alle loro esigenze, aiutarle nella rilevazione del bisogno e capire quali sono effettivamente i servizi da implementare e aiutarli nel capire quanto è fondamentale comunicare nel modo corretto, far percepire nel modo corretto la finalità del piano ai dipendenti, perché abbiamo evidenziato che questa è la chiave di successo. Per i dipendenti sapere che è fatto per loro e non è più solo un tema di agevolazioni fiscali è la chiave vincente. Oggi qui all'evento sono presenti tantissime aziende e questo fa molto piacere vedere aziende attente alla tematica del welfare. Parlando con le aziende, ci sono aziende che, direttori del personale, che dicono che hanno già messo in piedi sistemi di gestione del rewarding, gestione del welfare aziendale. E questo vuol dire che l'azienda è sempre più attenta alle risorse umane. E perché noi siamo qua? Beh, siamo qua perché le aziende hanno bisogno di avere politiche della risorsa umana, di gestione delle risorse umane sempre più attente. Noi facciamo software, Talenzia è una soluzione per la gestione delle risorse umane che segue tutto il ciclo di vita del dipendente. Il welfare è una piccola parte che permette quindi alle aziende, alle direzioni del personale a essere attente nella gestione del ciclo di vita del dipendente. Le aziende devono quindi pensare sempre di più al futuro, essere pronti alle sfide economiche e alle sfide organizzative dettate dall'ambiente e dall'azienda e essere pronte con un'organizzazione che abbia sotto controllo la propria organizzazione, le proprie risorse per poter attuare le migliori azioni. E le aziende quindi innovative sono quelle che hanno maggiormente successo in queste azioni. Welfare in Sanofi vuol dire appunto attenzione alla persona, attenzione al collaboratore, tutto quello che riguardano le iniziative appunto di welfare, di benessere, di people care. Un'attenzione che appunto va a tutta la popolazione del gruppo italiano, quindi dalla sede di Milano a tutto il nostro, tutti i nostri siti produttivi e appunto alle nostre divisioni di Merial e di Genzyme. Attenzione particolare appunto verso tutte quelle che sono le iniziative future, relative ai flexible benefit, in particolare nell'area di Merial, a tutta l'attenzione verso tutto il lato delle convenzioni, in particolare MyCard e Sanofi che abbiamo recentemente lanciato, e a tutte quelle che appunto sono le iniziative legate all'area della salute, all'area appunto assicurativa e all'area del benessere. Quindi questa è la nostra offerta, il nostro pacchetto che continua appunto a migliorarsi e che viene raccolto poi in una forma di Total Reward Statement che noi annualmente diamo a tutti i nostri collaboratori e che rappresenta appunto, oltre a quella che è l'offerta monetaria, tutto il pacchetto che circonda questa retribuzione di base, contestualizzato appunto nei nostri benefit e nella nostra offerta. La legge di stabilità nuova, anche se siamo ancora in attesa del decreto attuativo, porta diverse novità. Novità importanti che finalmente fanno parlare di welfare e aiutano le aziende a incentivare le iniziative di welfare. Questo perché, diciamo, per la prima volta innanzitutto viene sdoganato il concetto di bonus sacrifice, inteso come legittimità di poter scambiare tra cash e welfare il premio di risultato, anche se secondo determinati paletti, diciamo, e soprattutto un altro tema annoso che ci riguardava da vicino come provider di welfare aziendale, il fatto che l'articolo 100 fosse diciamo, un'esclusiva solamente per le iniziative liberali. Quindi quello che noi ci aspettiamo adesso è che, come abbiamo visto anche nell'intervento che abbiamo fatto come Easy Welfare, è che se fino a ieri il welfare aveva una connotazione più prettamente liberale proprio per andare a sfruttare
sfruttare tutte le potenzialità del welfare. Adesso ci aspettiamo che ci sia un po' un ribaltamento della situazione e che si vada verso un welfare che sarà più spinto attraverso la contrattazione di secondo livello o che sicuramente sarà strettamente correlato a dei KPI di risultato. Quindi il welfare potrebbe diventare a tutti gli effetti una forma di retributiva alternativa che sfrutti però allo stesso tempo i vantaggi fiscali e quindi permetta all'azienda di erogare determinate somme completamente fruibili da parte dei dipendenti. Noi chiaramente come Easy Welfare siamo pronti. Abbiamo una piattaforma che è il cuore del nostro servizio, che è pronta anche a recepire le novità della legge di stabilità in termini di erogazione del servizio, si veda per esempio i voucher elettronici, e come faceva già prima continuerà a erogare tutti gli altri servizi, siano essi rimborsuali, siano essi come cassa sanitaria, mutui eccetera.